Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Veniamo adesso ad una memoria di Pericle Felici alla fine della prima sessione dei lavori, che nei desideri di Giovanni XXIII sarebbe dovuta essere l'unica. All'inizio c'è un'apertura speranzosa e poi dopo c'è la sua conclusione personale. La prima fase del concilio, 7 dicembre 1962. Fare un bilancio di questa prima fase del concilio non è facile. Un giudizio severo lo darà il tempo. Giudizio severo. Io penso che il lavoro compiuto di preparazione, quello che ha seguito lui personalmente, e di sedute conciliari, quelle avvenute in questi due mesi, sia prezioso. È una semina che darà a suo tempo frutto. Quando? Lo dirà il Signore, qui incrementum dat. E poi? Per me questi due mesi sono stati una croce continua. Tensione senza soste. Critiche ingiuste e malevole. Lettere anonime. Dalla fonte inquinata, facilmente riconoscibile. Difficoltà di ogni genere, derivate in parte dalla organizzazione del concilio, da me non voluta, anzi contrastata, solo l'obbedienza e, purtroppo, a me attribuita. Ma no! Quelli che hanno scritto le lettere anonime hanno semplicemente seguito l'ispirazione dello Spirito Santo. La spiegazione spirituale del fatto che Pericle Felici percepisse sofferenza anziché gioia è che si stava opponendo all'azione dello Spirito Santo nel concilio. Con lo Spirito Santo si spiega tutto. Intanto Giovanni XXIII muore il 3 giugno 1963 e il 21 giugno viene eletto Paolo VI, anche lui coinvolto nel concilio sin dalla fase preparatoria. Dalle memorie di Pericle Felici si ricava un nuovo argomento: lo scavalcamento del Papa, il golpe al concilio. I moderatori del concilio 1, prima memoria. 29 agosto 63, che è un mese prima della seconda sessione dei lavori, che in totale saranno 4. Quando vennero scelti i moderatori, nelle persone dei cardinali Agajan, Lercaro, Döpfner e Sunes, scelti dal Papa Paolo VI, io mi permisi di far presente al cardinal segretario di Stato Amleto Cicognani come alcuni di essi fossero dichiaratamente uomini di parte, ossia con una linea politica molto marcata, e quindi poco adatti a moderari, ossia moderatori. Il segretario di Stato mi rispose con un certo risentimento, ma a conti fatti, dopo esperienze dolorose, fu lui il primo a riconoscere lo sbaglio fatto nella scelta delle persone. Domanda: come sarebbe andato il concilio con moderatori neutrali?
non lo sapremo mai. Però comprenderemo che fine ha fatto l'essenziale della religione con la linea politica di questi quattro moderatori. E se l'uomo comune ci abbia guadagnato o ci abbia perso. I moderatori del concilio 2, secondo la memoria di Pericle Felici. Don Dossetti. Ottobre 1963 è iniziata la seconda sessione. Purtroppo i moderatori hanno seguito non una volta sola vie poco prudenti. Hanno incominciato a far da sé, mettendo da parte la segreteria generale e servendosi dell'opera di Don Dossetti, che il cardinale Ercaro ha presentato come segretario dei moderatori, cioè hanno sostituito per loro il segretario generale con il loro Don Dossetti. Ho lasciato fare finché il nodo non è venuto al pettine. Ho allora protestato con il cardinal Agajan, affermando che il segretario dei moderatori, a norma del regolamento, era il segretario generale, ossia lui, Pericle Felici, ed io non ammettevo sostituti, se non per volontà del Papa, perché il Papa aveva nominato il segretario generale. E ritenevo nullo quanto fino allora fatto da Don Dossetti. Lo stesso dissi al cardinal Döpfner. Il Papa, da me informato della cosa, disse categoricamente che non voleva Don Dossetti a quel posto. Se ne tornasse anzi a Bologna. Allora, il segretario generale del concilio è scelto dal Papa. È il segretario del Papa per quanto riguarda il concilio. È sostanzialmente il capo del concilio e il vice del Papa per quanto riguarda il concilio. Ebbene, questi quattro cardinali super progressisti avevano di fatto eletto un nuovo segretario generale del concilio. Tecnicamente hanno effettuato uno scisma giurisdizionale. Hanno scavalcato il Papa, con lo scopo appunto di estromettere il Papa e di assumere il controllo del concilio, per portarlo quanto più possibile nella loro direzione ideologica. Eppure anche il nuovo Papa decide di non fare il Papa. Si limita a cacciare questo Don Dossetti, sperando che i quattro cardinali abbiano capito la lezione e che da allora ubbidiscano alle regole. Tra parentesi, ma che bella concordia nello Spirito Santo! Altro argomento dalle memorie del vescovo Pericle Felici. Una nuova forma di scavalcamento del Papa e un golpe al papato. Collegialità, prima memoria, ottobre 1963. Vale la pena di ricordare quanto io abbia dovuto lavorare perché nella formula di approvazione dei decreti da parte del Papa non entrassero quei concetti di falsa collegialità. Per collegialità si intende i vescovi riuniti insieme. E quindi il rapporto dell'autorità di questi vescovi riuniti rispetto al potere del Papa. Falsa collegialità, che erano stati oggetto della votazione del 30 ottobre. Si voleva ridurre il Papa ad uno che consentiva a quanto deciso, ossia che obbediva a quanto stabilito dal Collegio dei Vescovi. Il Papa, a cui riferì la cosa, osservò: ma sono loro che devono consentire con me, non io con loro. Optime dictum,
Ben detto. Ma questo argomento continua e lo ritroviamo in un'altra memoria. Papa e Vescovi, 20 marzo 64, siamo all'anno dopo. E quindi siamo nella intersessione tra la seconda e la terza. Vedo con grande pena questo fenomeno tipico del concilio. Rispetto per il Papa, ma noncuranza delle sue ordinanze o disposizioni. Il ritornello è sempre quello, sono opera della curia. Ma, oltretutto, chi firma il motu proprio non è il Papa? Collegialità ancora, seconda memoria. Collegialità significa sempre i vescovi riuniti insieme, in collegio. Giochi di parole. 27 marzo 64. Dopo la funzione incontro Monsignor Pietro Parente, assessore della Congregazione per la Dottrina della Fede, poi segretario della stessa, infine cardinale, ben bene. Ben. Gli dico la mia perplessità per il testo preparato, collegialità, sull'argomento della collegialità. Anche il Papa non è ancora del tutto tranquillo, osserva lui, che aggiunge. Abbiamo fatto il possibile, ma il testo, come è, può andare. L'iniziativa rimane sempre al Papa. Quindi abbiamo messo il termine collegialità, ma l'abbiamo poi svuotato. Gli faccio qualche difficoltà, ma lui assicura che si può stare tranquilli. Stai sereno. Non ti succede niente. E allora chiude la memoria. Ma proprio quello che fa stare tranquillo il Monsignor Parente non fa stare tranquillo me. Non si risolve una questione dogmatica ponendo un'espressione tanto desiderata dagli altri e poi svuotandola. O meglio, credendo di averla svuotata. Furbacchioni. Insomma, mentre i difensori disperati del Concilio Vaticano II utilizzano lo Spirito Santo per indurre la vergogna sulle critiche al Concilio, in realtà si constata che questo famoso spirito del Concilio era costituito da sotterfugi, trucchi, forzature, scavalcamenti, giochi di potere, tutte cose molto molto umane. Cioè lo spirito del concilio era uno spirito umano. Altro che Spirito Santo. Ciò spiega il motivo per cui la religione è rimasta completamente assente dal concilio. Assenza che ha comunicato al mondo il messaggio che davvero, come diceva il comunismo da 50 anni, ormai la religione aveva nessun valore. E allora continuiamo a vedere l'azione presunta dello Spirito Santo al concilio, con l'argomento della durata. E indagatore, qua c'è il prossimo video.